Eccoci qua. Abbiamo fatto un po' tardi. Dovrebbero arrivare alle 9. Bisogna sbrigarci perché tutto sia pronto. Intanto date luce qua e poi di là alla sala da pranzo. Questi fiori... Ecco, reggete un po'. No, è meglio posarli qua. Prendo le chiavi. Ah, bisognerà apparecchiare subito la tavola per due. Verrò io a darvi la tovaglia e poi vi farò la consegna di tutto. Posate là quei fiori anche voi, penserò io a disporli. Questi sarà meglio metterli in sala da pranzo. Ecco, questo è il salotto, pranzo. Bello. E di là bisognerà averne molta cura. Andiamo per la tavola. Le camere da letto? Sono su al piano, ma sono già pronte. Resta qua la tavola e da disporre questi fiori. Su, 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 svelti, eh? Svelti, mi raccomando. Su. Sono proprio stanca. La mamma, non è possibile. Ma chi è, mamma? Apra, signorina. Ah, lei, Venzi. Ma scusi, perché picchia così? C'è il campanello, suoni? Mi apra ora. Ma com'è fatto, scusi, a entrare dal cancello? L'ho trovato aperto. Bisognerà allora chiuderlo, ce ne siamo dimenticati. L'ho chiuso io. Ah, non è sola, eh? No, ci sono di là, come vede, le due donne e il cameriere che prendono servizio da questa sera. Ma com'è fatto, scusi, a sapere che la mamma picchia così senza suonare il campanello? Me lo ha detto mia moglie. Ah, e a che proposito? Oh, senza nessun proposito.